Video di oggi, ricetta per la pizza in teglia. Guardate il video perché la ricetta è semplicissima, la facciamo in casa, è super croccante. Inoltre, nel video ho anche un regalo per voi. Cominciamo. Quindi, per prima cosa, come sempre, dobbiamo spiegare gli ingredienti utilizzati, il processo di impastamento e il processo poi di gestione dell'impasto. Per realizzare questa pizza in teglia, quello che ho fatto è scegliere prima di tutto una farina adatta. Ho scelto una farina 00 con 340 di W. Per la ricetta vi servirà 1 kg appunto di farina, 800 g di acqua a una temperatura di circa 14-16 gradi, quello che vi consiglio io, 30 g di olio, 4 g di lievito di birra fresco e 25 g di sale. Da 1 kg di impasto, per una teglia delle dimensioni come quelle che sto utilizzando io, vi usciranno all'incirca 3 panetti, quindi 3 teglie. Io, come potete vedere, ho impastato con un'impastatrice a spirale da banco. Quello che ho fatto è stato inserire prima di tutto i 600 g di acqua iniziali insieme al lievito a diretto contatto con la farina. Ho fatto impastare per all'incirca 3-4 minuti, dopodiché gradualmente sono andato ad aggiungere tutta l'altra acqua. La velocità di impastamento l'ho tenuta media, quindi non troppo lenta, e mano a mano che l'idratazione sale, quindi più aggiungo acqua, più sono andato ad aumentare la velocità. Il sale l'ho inserito all'incirca dopo 10 minuti e il processo di impastamento è durato 14-15 minuti totali. E l'olio lo siamo andati a mettere alla fine. Cercate di ottenere un impasto con questa consistenza, ma se utilizzate una farina di un certo tipo non dovreste avere assolutamente grossi problemi. Anzi, una volta che avete terminato il vostro impasto, lasciatelo a riposare all'interno di un contenitore. Lasciatelo 1-2 ore massimo a temperatura ambiente e poi mettetelo in frigo. Io l'ho lasciato in frigo per 20 ore, ma questo processo vi riesce anche se lo lasciate dalle 16 alle 20-24 ore, quindi potete un po' regolarvi. Dopo un po', in ogni caso, la crescita del vostro impasto in frigo si fermerà. E poi siamo passati dallo staglio alla formazione dei panetti, e questo ve lo faccio vedere nel dettaglio perché l'ho registrato questa mattina. E dopo che abbiamo tolto il nostro impasto dal frigo, sono passate per me all'incirca 20 ore, ok? Ma ve l'ho detto, il tempo può essere comunque variabile. L'impasto, come vedete, ha più che raddoppiato. Va bene questo tipo di volume. E quello che dobbiamo fare ora è la creazione dei nostri panetti per pizza in teglia. Per prima cosa ci servono le misure della nostra teglia. In questo caso prendiamo un metro, io sto utilizzando una teglia che ha 30 cm di larghezza e 40 cm di larghezza. La formula che utilizzo per avere un peso del panetto è questa. Faccio 30 per 40, 1200, che vado a dividere per 2. 600 grammi è la misura, o meglio il peso del panetto che andremo a realizzare per questa tipologia di teglia. Se voglio chiaramente il tipo di risultato che vedete in questo video. Poi ci sono vari coefficienti, ma questo diciamo che è quello che solitamente si utilizza. Munitevi di un contenitore ampio se ce l'avete, se no potete mettere direttamente la farina o la semola su banco. Vado appunto a fare uno strato di farina sul fondo, come vedete. Questa farina ci sarà utile perché ci aiuterà per chiudere il nostro panetto. Vi faccio vedere come. Ho ottenuto esattamente, come potete vedere, 3 panetti da 600 grammi. Ora, con l'aiuto dello spolvero che abbiamo messo da parte prima, andiamo a chiudere i nostri panetti. Come facciamo? Quello che vi consiglio di fare è prendere il panetto, appoggiarlo sopra, in modo che la parte sotto, in questo modo, rimanga asciutta. Lasciamo sempre la parte con la farina sotto e andiamo a chiudere in questo modo. Facciamo delle pieghe, in poche parole, una, due, come vedete cerco di lasciare sempre la parte con la farina sottostante e poi vado a chiudere la mia teglia in questo modo. Quindi faccio una serie di pieghe più o meno strette, vado a chiudere bene i lati, ok, mi interessa che tutto, diciamo, i gas della fermentazione rimangano ben intrappolati all'interno, ottengo alla fine un panetto di questo tipo. Come vedete, la parte sopra ora è bella asciutta perché c'è la farina, quindi non ho problemi nell'andare a toccarla. E questo è uno. Adesso posso dargli anche, volendo, un'altra passata nella farina, leggera leggera, e questo qua è il mio primo panetto. I nostri panetti per pizza in teglia, li vedete qua, sono pronti. Una volta terminati i nostri panetti abbiamo essenzialmente due scelte. Possiamo metterli dentro la classica cassetta per pizze, oppure possiamo utilizzare dei contenitori monoporzioni. Io in questo caso li trovo molto più semplici da utilizzare, quindi vado anche in questo caso a utilizzare dei contenitori monoporzioni. Se ce li avete, mi salvano la vita e anche un po' di spazio. Possiamo anche qua andare a cospargerli con un po' di olio, in modo che dopo la pizza, il nostro panetto, diciamo, sia più facile da staccare. I miei panetti sono dentro, vado a chiudere con i vari coperchi. E ora, quello che bisogna fare spesso e volentieri,
nel mondo della panificazione, in generale. Dobbiamo aspettare, essenzialmente aspettiamo che il nostro impasto raddoppi ancora una volta il volume. A quel punto saremo pronti per andare in stesura. Aspettiamo. Bene, dopo il nostro staglio mattutino e la formazione dei panetti, come vedete il nostro impasto ha raddoppiato, forse anche di più. Ha tenuto una buona forma e ora andiamo a stenderlo. Ma prima di tutto, ragazzi, una cosa importantissima. Il forno che ho utilizzato, vi spiego che forno è e vi spiego perché in questo video troverete anche un regalo. Quando devo fare la cottura della pizza in casa, ormai sapete che sono un fedele utilizzatore del forno F1. Nel mio caso utilizzo l'F1 P134HA. Sappiate che per quelli che stanno guardando questo video in questo momento e sono interessati all'acquisto, ho un regalo per voi. Perché con il codice sconto PIZZACHEF10 avete già, a prescindere comunque, uno sconto del 10% su questo e altri interessantissimi forni. Vi lascio il link in descrizione per accedere al sito web. Ma se comprate un forno col mio codice sconto da oggi fino a 2 settimane, avrete anche in omaggio la teglia per la cottura della pizza, ed è quella che utilizzeremo in questo video. Per intenderci, questa teglia qua, che è davvero ben fatta, ben realizzata, ed è fondamentale perché sono le teglie in ferro blu necessarie per la realizzazione della pizza in teglia, usate da professionisti e amatori, quindi veramente consigliata. Se avete già questo forno, ancora meglio, perché vedrete bene come lo andrò ad utilizzare e che settaggi ho utilizzato per andare a cuocere questa pizza. Vi stavo dicendo quindi come ho settato il forno. L'ho lasciato preriscaldare, come vedete dentro il forno c'è il biscotto, quindi la pietra spessa in dotazione con F1, che in realtà va bene anche per cuocere la pizza in teglia. Se avete anche la pietra refrattaria, diminuite queste temperature che vi sto dicendo ora, almeno per quanto riguarda la base. Ho lasciato preriscaldare il forno con 350 gradi, resistenza superiore, resistenza inferiore 400 gradi, perché il biscotto ha bisogno di un bel po' di calore per arrivare bene in temperatura. All'incirca preriscaldamento mezz'ora, 40 minuti, per essere certi che la pietra sia in temperatura. E adesso possiamo passare alla stesura della nostra teglia, che vi ricordate abbiamo messo nei contenitori monoporzione. Vi spiego come fare a casa, il metodo più semplificato possibile, ma ricordatevi che la chiave sta nella realizzazione del vostro impasto e nella tenacità che questo riesce a trattenere. Se possibile io vi consiglio di utilizzare della semola, ok? Poi se non ce l'avete, avete della farina, va bene uguale. Un bel letto di semola sotto la nostra pizza e andiamo a rovesciare letteralmente l'impasto sopra. Vi ricordate che abbiamo messo dell'olio, infatti guardate quanto facilmente si è andata a staccare. Cerchiamo di dargli quella forma, diciamo, di teglia tondeggiante, e andiamo a mettere un po' di semola sopra, non abbiate paura, e come prima cosa andiamo a premere con decisione i bordi della teglia in questo modo. Come vedete vado proprio a premere come se stessi quasi andando a chiudere questi bordi. Adesso possiamo passare alla parte centrale. Quando andiamo nella parte centrale mi interessa non andare a premerla troppo, o meglio, andarla a premere con decisione, ma lasciare delle specie di onde quando la vado a premere, quindi in questo modo. Vedete come l'impasto ha tenuto bene, quindi mantiene proprio la forma delle mie dita quando lo vado a premere. E adesso ci prepariamo per mettere la pizza nella nostra teglia. Come vedete, questa è più o meno la dimensione. Per quanto riguarda la teglia, non la vado ad oleare, almeno gli vado a mettere proprio uno strato sottilissimo di olio e poi vado ad asciugare con un panno carta, niente di più. Ora prendo la mia teglia, notate quando la vado a prendere, cerco di mettere una mano in questo modo, in modo che vada sopra, e l'altra poi accompagna. Quindi giro la teglia, la scuoto per bene, ok? Qualche schiaffetto non soffre, ve lo posso assicurare, e vado a mettere la parte che stava sulla farina sopra. Perché metto la parte che stava sopra sotto? Perché andandola a premere sopra quel lato e poi rigirandola, in cottura avrò una svalvolatura molto particolare, delle specie di sfoglie che si vanno a creare. Ora, come vedete, la mia teglia è qua. Quello che faccio è vado a tirare, a schiacciare ancora leggermente, con la pressione delle mie dita e aiutandomi con la mano, faccio in modo che l'impasto arrivi in tutta la teglia. Vedete qua? Quindi leggermente, senza esagerare troppo. E poi posso andare a regolare i bordi in questo modo, tirandoli. Come vedete, se l'abbiamo fatta bene, tenderà a mantenere una struttura di questo tipo, dove, diciamo, tutte le bolle di gas rimangono all'interno. Anche per questo è fondamentale la farina adeguata. Adesso dobbiamo passare alla precottura, quindi pomodoro. E la cosa, ragazzi, che vi consiglio in questi casi, la cosa secondo me migliore, è quella di andare a spargerlo proprio con le vostre mani. Senza premere troppo, non vogliamo compromettere la struttura, e la facciamo arrivare ovunque, ok?
sia per quanto riguarda i bordi, sia nella parte centrale, insomma in maniera omogenea. Come vedete, un velo molto sottile, non vado a sovraccaricarla troppo. La nostra teglia è pronta per la precottura, ora la vado semplicemente a mettere nel forno e la lasciamo precuocere per all'incirca 7-8 minuti. Dopo all'incirca 7 minuti, questa è come appare la nostra teglia. Se avete una classica griglia da forno, andiamo a metterla sopra, perché questo sarà il momento in cui metteremo i secondi ingredienti. Come vedete, il biscotto anche nel fondo si comporta abbastanza bene. Adesso lo lascio riposare un attimo e vado a mettere gli altri ingredienti. La doppia cottura nella pizza in teglia è molto utile anche per preservare gli ingredienti che andiamo a metterci sopra, essendo appunto un impasto che per sua natura deve cuocere più a lungo di una pizza classica, e quindi molti ingredienti come ad esempio la mozzarella o altri possono rischiare di bruciarsi o di non dare il loro meglio una volta che andiamo, diciamo, a cuocere, proprio per la prolungata cottura che comunque sia è a temperatura relativamente alta, se vogliamo. E inoltre ci aiuta molto a far sviluppare quel tipo di struttura che ci serve, e in più accentua anche la croccantezza del prodotto, che è una cosa che comunque sia ricerchiamo. Adesso, una volta finito il condimento, semplicemente andrò a rimettere la pizza all'interno della teglia. Se l'avete lasciata per 6-7 minuti, siamo all'incirca al 70-80% della cottura, quindi probabilmente ora altri 3-4 minuti la mia pizza sarà pronta. Assicuratevi di mantenere più o meno la stessa temperatura. Magari se vi accorgete che sul fondo la vostra pizza in teglia non è ben cotta, aumentate la temperatura della resistenza inferiore. Prendiamo la teglia. Come vedete, il bello delle teglie in ferro blu è che si raffreddano anche molto rapidamente. Prendono calore ma si raffreddano altrettanto velocemente. Teglia sopra e la andiamo a rimettere in forno. 4 minuti all'incirca di cottura extra, la nostra teglia è pronta, la vado a finire di condire ed eccola qua, la nostra pizza in teglia fatta in casa. Andiamo a tagliarla finalmente, vediamo un po'. La nostra pizza in teglia è pronta, guardate sotto come ha cotto bene anche col biscotto. Assaggiamo. Croccantezza garantita, sfoglievolezza assoluta. Quindi se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un commento. Prova la ricetta chiaramente, ricordati il codice sconto PIZZACHEF10 se acquisti un nuovo F1 e riceverai la teglia che ho utilizzato in omaggio, che è un'ottima offerta, oserei dire, e ovviamente fammi sapere cosa ne pensi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!